Alfredo, l'apicoltore, sa quando è pronto il miele delle nostre arnie. Approfitta di una giornata calda e soleggiata per raccoglierlo. Lo mette subito nei vasetti, lo mangia insieme ai suoi bambini e lo vende. Ricordatevi, cari bambini, che il nostro miele può essere usato al posto dello zucchero nel latte, nel tè e nei dolci. Proprio come abbiamo detto noi adesso, o dal vasetto, o con il pane, oppure con i dolci, nel tè, nel caffè, ci piace. In tutti i modi possibili e immaginabili il miele ci fa sempre bene. Quindi adesso diciamo grazie a Chloe, Leda, Nella e Alfredo ed eccovi spiegato l'incredibile mondo delle api e perché è importantissimo rispettare loro e tutti gli altri piccoli insetti che vivono in campagna. Ok bambini, adesso contiamo fino a tre e poi diciamo un grazie alle api tutte insieme. 1, 2, 3. Grazie! Che bravi! Facciamo un applauso a questi bambini che sono stati bravissimi! Ah sì, benissimo! Allora, c'è una signora che vuole sapere il titolo del libro e dove è possibile trovarlo. Il titolo del libro è Le api spiegate ai bambini. L'autore è Carlo Stefanelli e il libro si trova nel Mondadori Store al piano terra, giù, nella sezione bambini, in uno spazio adibito proprio al tema delle api, quindi lo trovate giù in negozio. Mi raccomando, acquistate questo libro, è bellissimo. Io vi ricordo che Laura è qui dalla libreria Mondadori, che è uno dei nostri sponsor, e ha deciso oggi di patrocinare questo meraviglioso evento sulle api che si chiama Go Green. Per chi vuole, noi continuiamo un altro po' con le nostre letture.